Claudio Cominardi, sottosegretario al lavoro, Movimento 5 Stelle. Tra l'altro, se non sbaglio, Cominardi, lei fu relatore di minoranza sul Jobs Act, verso il quale espresse delle critiche molto puntute. Allora, la prima domanda riguarda le ultimissime dichiarazioni del ministro Di Maio ieri sera in televisione: bonus per stabilizzare i contratti, che però fu una delle primissime mosse del governo Renzi, da voi molto criticato, perché avevate detto: guardate, appena finiscono gli incentivi, quei contratti, quell'aumento del numero di contratti a tempo indeterminato crollerà. Non c'è il rischio di fare lo stesso errore, Cominardi? No, perché il nostro punto di vista è di fare questo tipo di iniziativa che sia però organica, nel senso che vai ad intervenire sui contratti a termine, dove noi per ogni proroga prevediamo un maggior costo, sì, però nel contempo inserire una clausola per cui, se ci si impegna e poi ovviamente si mantiene la volontà di trasformare questi contratti a tempo indeterminato, vi è questa sorta di, diciamo, di bonus. Quindi non ha, se stiamo parlando di questo, non ha nulla a che fare con le decontribuzioni del Jobs Act. Però un altro intervento che intenderemo fare prossimamente, probabilmente legge di stabilità, è quello di abbassare il costo del lavoro, e questo è un altro capitolo, questo è un altro argomento che però potrebbe aiutare a incentivare ulteriormente, agevolare quantomeno le imprese nelle assunzioni e comunque nello sgravarle di questo peso molto importante che riguarda il fisco, diciamo, il costo del lavoro. Cominardi, leggevo quel passaggio di una frase di Tito Boeri: accusarmi di fare politica è una sciocchezza colossale, io dico ciò che penso. Molti giornali tra l'altro sottolineano come alcune delle parole di Tito Boeri invece in questi ultimi giorni lodavano alcune degli aspetti del cosiddetto decreto dignità. Perché avete intenzione, se avete intenzione, ma Di Maio ha detto che fino alla scadenza del mandato di Boeri non verrà toccato, perché qui siete messi contro Tito Boeri? A suo avviso c'è stata, a vostro avviso, una scorrettezza da parte del presidente dell'INPS? Devo dire che questa polemica con Boeri non è che mi appassioni molto, mi appassiona molto di più perché sono le finalità di questo decreto. Detto ciò, non voglio eludere la domanda, ma confermare il fatto che Boeri è in scadenza, quindi va a naturale scadenza del mandato, quindi non si parla di sue dimissioni e quindi se ne parlerà più avanti. L'unica cosa che noi ci aspettiamo dal presidente dell'INPS che ci fornisca dei dati, ci fornisca delle informazioni e non dei giudizi, le dice? Non dei giudizi, non devono, diciamo, sconfinare, però diciamo il discorso è legato ad una non convergenza di idee, perché se entriamo proprio nel merito, sì, si è parlato di 8.000 posti di lavoro, sì, in meno ogni anno, sì, per 10 anni, e quindi 80.000 complessivi, sì. Sì, ma come si fa a dire che nel 2028 ci saranno 8.000 posti di lavoro in meno, tenuto conto, cioè, che lei dice, come Di Maio, che le variabili sono troppe, quindi è impossibile fare una previsione certa. Tra le variabili sono domanda aggregata e investimenti. Queste sono la variabile principale che incide sull'occupazione. Invece, quando si fanno interventi relativi direttamente ai contratti, non ci incide direttamente sull'occupazione, se non sulla trasformazione dei contratti, su come vi è un flusso di un certo tipo di contratto, in questo caso al contratto a termine, come noi spieghiamo, in contratto a tempo indeterminato, ma l'occupazione bene o male rimane stabile. Sono gli altri interventi da fare per incrementare l'occupazione. Posso chiederle, sottosegretario, lei dice queste stime non sono fondate, è quello che ha detto poi il ministro Tria, ricordavano ai nostri ascoltatori, ha parlato proprio di poca scientificità di una previsione del genere. Posso chiederle una valutazione della ricostruzione che fa stamane Alessandro Barbera sulla Stampa, e cioè il vostro ministero in realtà dal 6 luglio aveva già quei dati, quindi altro che manina? Sì, ma indipendentemente da quando il ministero aveva queste informazioni, il tema non è il quando, il tema è il cosa viene scritto, quindi la mancata concordanza, Però quel numero c'era a leggere l'articolo della ricostruzione, sì, della Stampa, quel numero, sì, ce l'avevate di fronte, capito? Va bene, questo non cambia il fatto che noi comunque abbiamo delle valutazioni differenti da questo punto di vista.
L'ultima cosa, sottosegretario, le previsioni economiche anche del Fondo Monetario Internazionale, per una serie di ragioni anche politiche, danno il nostro paese in minore crescita rispetto alle previsioni di qualche mese fa. Che incidenza avrà questo sul mercato del lavoro italiano, sulle prospettive economiche del paese, a suo avviso? Ma lei sta parlando del decreto dignità o di queste previsioni? No, ci sono delle previsioni economiche che dicono che il nostro paese invece di crescere 1,5 crescerà 1,2 quest'anno e 1 il prossimo anno. Obiettivamente, quando la crescita è minore alle aspettative, ci sono anche effetti e conseguenze sul mercato del lavoro e più in generale sull'occupazione. Terrete conto come di queste previsioni, sottosegretario? Innanzitutto io vorrei uscire un po' anche dalla logica dei dogmi della crescita, perché il concetto di crescita, cioè è difficile farlo veicolare certi messaggi, ma il concetto di crescita è molto relativo, perché la crescita, cioè ci fu un vecchio discorso di Kennedy, creduto nel 68 se non mi sbaglio, quando parlava anche del concetto, di PIL. Per me, anzi per il Movimento 5 Stelle è rilevante. Quindi se si tratta di crescita sostenibile, e noi comunque lavoriamo in un'ottica di investimenti pubblici e privati sani, che vadano verso un'economia green, che tengano conto di come il mondo del lavoro si sta evolvendo anche dal punto di vista tecnologico. Noi investiamo pochissimo in ricerca e sviluppo, e questo è uno dei maggiori gap che hanno anche le nostre imprese rispetto ai nostri maggiori competitor a livello europeo. Quindi sicuramente non staremo lì a guardare, però non è nell'ottica della crescita a prescindere, come se fosse un dogma, perché bisogna vedere qual è l'impatto nella società che la crescita determina. Non vuol dire che vogliamo decrescere, non si sta parlando di crescere, noi possiamo essere un paese all'avanguardia, diciamo, però di qualità. Quindi una crescita di qualità. Devo dire che la risposta di Claudio Cominardi, sottosegretario al lavoro Movimento 5 Stelle, che ringraziamo per la sua presenza a Radio Anch'io, è credo particolarmente interessante, perché rimanda un po' al pensiero delle origini del Movimento 5 Stelle.